L'opera d'arte riprodotta in digitale si presentava a chi guardava, a chi insegnava, a chi insomma la metteva al centro di questo rapporto poi di passaggio di conoscenze, come una riproduzione diversa dalla riproduzione fotografica. Era pur sempre una riproduzione piana, ma che prometteva, proprio per la natura del digitale, per il fatto che il digitale consente una manipolazione, è un codice, non sta lì immutabile oppure modificabile secondo uno sforzo analogico determinato, cioè permetteva di chiamava quasi, faceva venire il desiderio di usare questa pellicola, no? Di superficie come una porta d'ingresso, proprio un'interfaccia, no? A che cosa? A un universo di informazioni che la riguardassero. Qual è il contesto nel quale noi stiamo andando? Che cosa ci sta dicendo tutta questa vicenda dei social network, delle relazioni tra le persone, la riqualificazione del rapporto tra le persone come luogo del riconoscimento anche artistico all'interno in una società che si sta... Certamente è l'abbattimento delle autorità intellettuali tradizionali, è la richiesta di una vera capacità di rispondere alle domande per le autorità tradizionali. Primi giornali, lo sappiamo, le università, i musei vengono tutti relativizzati in questa nuova, e la televisione prima di tutti gli altri. Noi abbiamo bisogno di cambiare la dinamica con la quale ci scambiamo le idee e con la quale, attraverso lo scambio delle idee, costruiamo relazioni. Io penso che oggi l'artista deve, e ce lo insegna anche la rete, deve avviare dei processi. Deve lavorare sulla processualità, non può più pensarsi come un artista che produce una cosa, per vari motivi, non so, potrei dirle alcuni, appunto ho cercato di indagarli, perché oggi lavora su delle dimensioni immateriali che portano verso l'invisibile, ad esempio, no? Noi siamo abituati a pensare l'arte come un qualcosa che estrae dall'invisibile per rendere visibile le cose. Io penso, ad esempio, che oggi l'artista, con quei processi e anche con quelle chance che gli dà le tecnologie, potrebbe invece invertire questo percorso e dire che potrebbe riportare nell'invisibile alcune cose, perché ci abbiamo bisogno di invisibile. Noi nel mondo del software abbiamo creato un concetto che si chiama software libero, o almeno l'abbiamo descritto, perché c'è chi dice che all'inizio tutto il software era libero, e abbiamo detto che il software è libero se ci dà quattro libertà. E le libertà sono fondamentali per poter cooperare e per essere creativi in cooperazione. Vuol dire che ogni sviluppatore software, se fa software libero, riceve la libertà di utilizzare questo software, la libertà di studiare il software, la libertà di condividere il software con l'altro, per cui fare una collaborazione e di creare ulteriore innovazione basandosi su software già esistenti.